Siamo in un bellissimo brecciolaio enorme nelle rive del fiume dell'Ombrone. Laggiù in fondo, se si riesce a farlo vedere, c'è Fabrizio che sta cercando. Là in fondo e ancora oltre c'era tanto brecciolaio, c'è Pierluigi Tamburini. E stiamo cercando un po' di pietre, ce n'è un'infinità in Brazzo della Scelta. Ora ci si trova e si ragiona un attimino su quello che abbiamo trovato. Siamo di nuovo sempre sulle rive dell'Ombrone con l'amico, grandissimo amico, maestro, istruttore Buccini, Fabrizio Buccini e Pierluigi. Oh, ciao Carle. Ciao. Pierluigi è la prima esperienza che ha, è un mio amico di Grosseto, l'ho invitato, ho dovuto insistere perché non ha mai tempo. Comunque, vediamo cosa. Intanto vediamo lui cosa ha trovato. Dalle pure al Buccini che ci ragiona lui. È una piccola pozza, vediamo un attimo, di un materiale che vedete bagnato, sembra quasi cuoio, materiale molto bello secondo me. E il colore sì, magari secondo me c'è poca pozza, sì, quello sì. Poco fondata, però un accenno per iniziare può essere un punto. Andiamo avanti a vedere le altre perché sennò qui... Eccone un'altra. Questa già ha più senso, anche perché c'è del materiale che va sì, via. Sì, queste le conosco, bisogna sbattere un pochino, vedere, perché dentro c'è l'argilla e la buca è molto più fonda, sicuramente. Come... Va spazzolata, raschiata un po', l'argilla va levata. Non è male, no? No. Questa è pozza o paesaggio? Questa è una pozza. Una pietra pozza. Però potrebbe anche essere un paesaggio. Vabbè, vediamo le altre. Questo è niente. Non tutte le pietre è facile. Ti ricordi sarebbe il video su Suzuki non è facile, ecco perché. Sarebbe troppo. Va bene, bella. Va benissimo. Sempre un'esperienza per Gigi, detto Gigi per gli amici, eh. A me me l'ha permesso. Oh! Insomma, peccato non è tondo tondo però. Non è tondo tondo. Se era tondo era bello, una crisi di luna. Una luna sbilanciata. Vediamo le altre. Questa. Ora vediamo quella. Questa l'avevo presa solo per i colori. Bagnala un po', facciamo vedere il tipo di materiale. Sono dendriti, mi sembra che siano. Vedete, se la giri così sembrano delle alghe. È bella per il contrasto, per i colori, ma giusto per sembrano paesaggi, guarda, sono tipo piante. Giusto per. Se trova quella giusta. Per un esempio. Questa l'ha trovata Carletto. Sì, perché vanno sempre appunto bagnate per. Sì. A me poco fondo mi piace poco, francamente l'acqua. Sì, però questa ce n'è già di fondo, è sufficienza. La pietra pozza dici. È una arenaria, vedi bella. Sì. Fa vedere sotto i movimenti di questa. Vediamo le altre, tanto Pierluigi ha messo là una piccola pietra pozza barca, la canoa, vedi c'è il subuchetto, allora, purtroppo si parla sempre della barca e non della canoa, vediamo questa perché... Questa è da presa tu Carlo? Voglio vedere, mi piace vedere, no, non ha niente di speciale, non ha un contrasto, pensavo ci fossero disegni. Questa è un'altra... tipo pozza, però come vedi è particolare, è mezzo agglomerato, però diciamo il significato è questo, anche questa non è molto profonda, però guarda quanto è bello, se fosse nera, se fosse tutta colorata, Ok, ma intanto le pietre vanno prese per poi vederle bagnate se sono interessanti. L'hai trovata lì sotto i tuoi piedi? Basta. E cosa ci vedi, scusa? L'altipiano. Ah, vabbò. Ci vedi un altro piano. Questo bagniamolo però, non lo vedi.
Ecco, vedete, anche Luigi sta le bagna anche senza che hanno forme, perché è per conoscere, vedere, verificare che materiale è, magari anche i colori, oppure come bisecchi, perché sono belle, belle pietre. È interessante vedere. Bel viola questo. Sì, 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 vediamo le altre. Così cos'è? Questa è una raccolta, è un tipo una montagna sopra. Di arenaria. Arenaria, chiaramente. Più che altro per la forma che. Eh sì, la triangolità scalena, tre lati uno diverso dall'altro. Vediamo. Questa è un'altra. Ah, la prima che si è trovata. La prima? Sì. Arenaria sembrerebbe una montagna un po' più tozza, sì, proprio, magari, vabbè, molto diversa da questa, però di... Vai. Cos'è questa? Questo sasso cos'è, Buccini? È una quasi capannina. Quasi voglio far vedere. Ma guarda, io consideravo un sasso, invece sembra proprio che girata da questa parte. Il tetto quella... c'è tutta, c'è. Sì, sì, c'è. E poi c'è questa. Ah, questo è un sole. Una luna, un sole. Un sole, una luna, non lo so. Se fosse arancione sarebbe stato meglio. Ok. Ne hai altre te? Io no. Ora vediamo le mie. Vediamo cosa ho trovato io. Almeno, la mia idea era di una montagna. Non per forza la neve adesso è sopra, perché la neve in cima è la prima a sciogliere. Cioè, diciamo che la neve si è già sciolta, si è rimasta nel posto in ombra. Infatti vedete, c'è l'ombra e c'è il canalone. Vediamo il Buccini che dice. Sì. Manca qualcosa qua, però diciamo come pietra non è male. Cioè, dà il senso di neve questo bianco, perché il bianco qua è quello che crea problemi. Dare un senso al bianco, dare un senso al bianco, in questo caso il bianco il senso ce l'ha, sì, sono un po' di righe, però c'è una forza qui di bianco, un po' di l'ultima neve bianca qui, non sono tutte righe che si fossilizzano lì. Più molto bello è sto canale fondo che scende. Sì, ha ragione Buccini, di qua manca qualcosa, ma insomma le pietre sono fatte dalla natura, fossero dall'uomo, l'uomo le fa perfette, per quello non è bello. Anche non se è più naturale. Non è che è fatta la base, è bella questa, non crea problemi. Ok. Questa è un'altra pietra che ritengo piuttosto interessante e bella. Avete visto le pietre Bucci che ha fatto vedere lui le colline e le montagne. Queste io ci vedo proprio delle colline leggere, belle, è bello il colore. Queste ombrature non vanno via perché fanno parte dei minerali che sono dentro la pietra, per cui danno anche più profondità, danno un'idea. Guarda un po'. Sì. È intera tutta, profondità, tridimensionalità. Sì, sì. Poi ovvio vanno pulite per questo vedere. Colore da antico. Questo mi fa piacere. E poi un'altra un po' è da studiare, vabbè, i colori poi verranno fuori perché il colore è di quello arancione, che si potrebbe pensare, come già vedete, secondo me c'è dell'acqua, quindi un laghetto in alta montagna, però vedete c'è il buco. C'è tanti aspetti, anche una galleria, non lo so, va con una pietra così che è un po' all'occhio astratta all'inizio, è da portare sicuramente per ragionarci poi, giusto Fabrizio? Sì. Non si può ragionare così velocemente, ci vuole tempo, è particolare, giusto? Sicuramente la prima idea è questa. Poi tutto intero, peccato va via lì dietro che è molto bello. Sì, però diciamo che l'impatto principale è questo. Con il laghetto lassù in alto, proprio su cima alla montagna. È bella, non è male. Bene. Boh, se qui per ora la raccolta ci fermiamo. Fai vedere un po' il paesaggio, che meraviglia è quello che abbiamo. Dove abbiamo cercato, ti fai un bel giretto. Questo qua. Non è male. Questo è bello. L'ombrone è sempre il suo fascino. Bene, ora si rientra, magari si
vediamo un pochino. Si va a cercare. Che ho trovato. Ora ve la faccio vedere. Accidenti. Allora facciamo vedere a Buccini. Si rientra facendo due chiacchiere, rafforzando l'amicizia, conoscendoci. Dicevo, può darsi si vada a cercare un altro posto, ma invece può darsi che si vada a casa. Guarda che capolavoro! Questa è Doha, giusto? Yes. Doha. Buona. Bene, andiamo. Mentre l'acqua scorre dolcemente in un bellissimo posto dove c'è una bella buca per la pesca, noi ci allunghiamo un pochino per vedere un altro brecciolaio qui davanti a noi. Oggi l'ombrone è di un colore verde bellissimo, il brecciolaio, e questo è stretto, vediamo un pochino che cosa ci dona. Bene, la giornata è giunta, non abbiamo trovato belle pietre, non abbiamo un gran risultato, però volete mettere questo risultato, quello che vedete? Guardate che meraviglia, questo riempie e appaga e non c'è niente a confronto.